Oggi preparerò insieme a voi delle zucchine in carpione, perfette come antipasto ma anche come contorno. Ora vi mostro gli ingredienti. Avrò bisogno di 900 g di zucchine, una cipolla piccola oppure mezza cipolla grande, uno spicchio d'aglio, delle foglie di menta, dell'olio extravergine di oliva, del sale, 250 ml di vino bianco e 250 ml di aceto di mele. Ho lavato le zucchine, ora le pulisco. Ora taglio le zucchine, prima a strisce e poi a dadini. Ora in una pentola aggiungo l'aceto di mele, e il vino bianco e li metto a bollire. Intanto taglio la cipolla e quando bolle aggiungo le zucchine e la cipolla. Aggiungo un pizzico di sale e faccio cuocere. Intanto taglio l'aglio a pezzi e le foglie di menta. Dopo circa 10-15 minuti scolo le zucchine. Ora le faccio raffreddare sopra della carta assorbente. Ecco qui, ora aggiungo l'aglio, la menta e un po' d'olio e mescolo bene. Ed ecco le zucchine in carpione pronte. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!